Uno dei parametri per identificare la bontà di una munizione è quella di misurare la sua velocità con associato il parametro della standard deviation, ovvero la deviazione standard. Nel corso di questa presentazione cercheremo di spiegare nel dettaglio il significato di questo termine e come questo dato si deve interpretare. Quando dobbiamo analizzare un evento, possiamo descriverlo con la distribuzione dei suoi valori possibili. Se lancio una moneta per aria, una volta a terra, il valore testa ha una probabilità del 50% di essere visualizzato, idem per il valore croce. Avremo quindi una distribuzione a due soli valori, ognuno dei quali ha probabilità di essere visualizzato pari al 50%. La somma dei valori possibili dà l'unità, cioè la certezza. O esce testa o esce croce. In questo esempio non si considera la possibilità che la moneta resti in piedi. Se analizziamo la distribuzione di un campione di persone per decadi di età, magari otteniamo il grafico a istogrammi presente in questa figura. Per arrivare a capire cosa significa il valore della standard deviation, introduciamo la distribuzione normale, che è sicuramente la distribuzione statistica più conosciuta ed anche la più utilizzata nella vita di tutti i giorni. Ma che cosa si intende in pratica con questo termine? Come si fa un test di normalità e da cosa serve in un'analisi dati? La curva normale è usata continuamente in tantissimi ambiti diversi per produrre ed organizzare conoscenza, dalla medicina all'astronomia, dalla psicologia alle scienze motorie. Questa distribuzione, infatti, permette di ottenere informazioni su tantissimi fenomeni che vengono misurati tramite delle variabili quantitative. Una variabile è quantitativa quando è di tipo numerico e questi numeri non sono solo codifiche, ma valori reali che si differenziano tra di loro in termini di grandezza numerica. Per le variabili misurate su questa scala si possono effettuare confronti tra osservazioni e o misurazioni, considerando quando un'unità statistica è più grande o più piccola di un'altra. Le cose si complicano quando ho molti valori possibili, addirittura infiniti. Supponiamo di effettuare tante misurazioni di una stessa grandezza, utilizzando ad esempio un cronografo. Avremo risultati differenti dovuti all'inevitabile imprecisione del nostro strumento, del nostro operato e del comportamento dell'oggetto che andremo a misurare. Questi risultati prendono il nome di errori accidentali. Un esempio: vi è mai capitato di pesare più volte la stessa quantità di farina su una bilancia da cucina ed ottenere delle misurazioni leggermente diverse tra di loro? Questi errori di misurazione potrebbero essere dovuti ad un malfunzionamento dello strumento, ad un'anomalia di lettura, ad un disturbo esterno oppure ad altre cause che possono provocare oscillazioni intorno alla misura esatta del peso. Esattamente ciò che succede a noi quando effettuiamo una sessione di tiro utilizzando un cronografo. Rappresentando le misure ottenute su un grafico, se il numero di misurazioni è molto grande, al limite tendente ad infinito, la curva che otterremo è proprio la curva di Gauss, che possiamo vedere in questa immagine. Si tratta di una curva dalla classica forma a campana, che ha un massimo attorno alla media dei valori misurati, che è identificabile con il vertice alto della curva e che può essere più o meno stretta. Questo a seconda della dispersione dei valori attorno alla media dei valori stessi. Se una variabile ha una distribuzione approssimabile ad una normale, è possibile utilizzare la regola 68-95-99.7 per interpretarne la deviazione standard. La dispersione si misura con la deviazione standard. Praticamente una delle proprietà della curva gaussiana è che il 68% delle misurazioni differisce dalla media di riferimento, in questo caso la standard deviation, di un valore pari a più 1 meno 1, mentre il 95% delle misurazioni differisce dalla media di riferimento di un valore pari a più 2 meno 2. Per finire,
il 99,7% delle misurazioni differisce di un valore uguale a più 3 meno 3 rispetto alla standard deviation di riferimento. Per cui possiamo dire che maggiore è la deviazione standard, più la gaussiana è aperta e più c'è possibilità che la media, il punto più alto, non sia rappresentativo di tanti casi. La distribuzione di Gauss, come detto, è spesso detta normale. L'aggettivo è significativo perché indica che moltissimi fenomeni possono essere descritti da una curva gaussiana. Se è vero che la gaussiana vale per una popolazione infinita di misurazioni e per eventi del tutto casuali, è altresì vero che curve a campana possono descrivere facilmente molti fenomeni. Per detti fenomeni, anche i concetti di media e di deviazione standard continuano a essere validi, anche se spesso solo il primo può essere definito con una notevole precisione. Ora entriamo nel merito e supponiamo di considerare un esempio a noi noto, e cioè i valori velocitari di una serie di colpi misurati utilizzando un cronografo. Il tiratore di precisione ricerca una velocità il più possibile costante. Questo perché se la velocità del proiettile ha delle variazioni ampie, quello più veloce impatterà alto sul bersaglio e quello più lento impatterà basso. Il termine più comunemente usato per definire quale sia la consistenza della nostra velocità è la standard deviation. La standard deviation quantifica la variazione di una serie di dati, in questo caso quelli che rileviamo con un cronografo. Per avere una certa dose di attendibilità, bisognerebbe effettuare delle sessioni di misurazione su almeno 10 colpi, con un minimo di 5. Una standard deviation prossima allo zero significa che la velocità rilevata è molto simile alla media, per cui avremo un dato consistente, quello che tutti vorremmo avere. Una standard deviation alta indica che potremo avere grosse variazioni tra un colpo e l'altro. Vediamo ora come il concetto di standard deviation si applica al nostro mondo. Per fare questo utilizziamo la curva di Gauss, dove il parametro base è una normale distribuzione. A seconda dei colpi sparati si potrebbe avere una curva molto simile a quella dell'immagine che potete vedere in questo grafico. E possiamo assimilare una serie di 10 colpi per una simulazione di stima come se nella realtà ne sparassimo 1000. Ribadisco, una simulazione che però può essere molto indicativa. In questa immagine vediamo il grafico ricavato tramite Excel della distribuzione gaussiana di una sessione di dati rilevati nel corso di una sessione di tiro in cui si sono misurate la velocità di 10 colpi, calcolato la media, la deviazione standard e la distribuzione normale. Riportiamo ora i dati ricavati su una curva gaussiana, in cui possiamo identificare nella parte alta della curva il valore medio di velocità, e cioè 977 metri al secondo, e via via gli altri valori che si ricavano dal valore di standard deviation pari a 2. Ogni settore identifica un valore pari a 1 standard deviation, per cui dal centro della curva con valore uguale al valore medio avremo a destra più 1, più 2 e più 3, mentre a sinistra meno 1, meno 2, meno 3. Utilizzando le proprietà della curva di Gauss possiamo evidenziare quanto segue. Su 10 colpi cronografati abbiamo una standard deviation pari a 2 metri al secondo. Questo vuol dire che il 68% dei colpi avrà una velocità di scarto di 2 metri al secondo rispetto alla velocità media. Nel caso di una velocità media pari a 977 metri al secondo, avremo che il 68% dei colpi avrà un valore compreso tra 975 e 979 metri al secondo. Da notare che l'extreme spread, e cioè il valore massimo, sarà pari a 4 metri al secondo. Questo perché sarà sempre pari a più o meno il valore della standard deviation, in questo caso 2 per 2, che fa 4. Sempre considerando le proprietà della curva di Gauss, sapremo che il 95% dei nostri colpi avrà un valore pari a due volte quello della standard deviation rilevata, per cui 2 per 2 uguale 4 metri al secondo. E anche qui, come prima, avremo che il 95% dei colpi potrà avere un valore minimo di 973
e massimo di 981 metri al secondo, per cui un extreme spread, il valore massimo, di 8 metri al secondo. Da ricordare che il 5% dei nostri colpi sarà sempre al di fuori di questi valori, per cui o sotto i 973 metri al secondo o al di sopra dei 981 sempre metri al secondo. Come conclusione finale, possiamo dire che per poter disegnare una distribuzione normale è sufficiente conoscerne due valori, la deviazione standard e la media. Tutte le curve normali sono definite in base a questi parametri. Modificando tali valori si ottengono quindi curve di forma e posizione differente. La forma più o meno appuntita della distribuzione normale dipende dal valore della deviazione standard. Una deviazione standard elevata indica che la variabilità dei dati è alta. Questo fa sì che le code della distribuzione siano più alte e la parte centrale più bassa. Si avrà quindi una curva più piatta al centro e larga ai lati. Una deviazione standard piccola, invece, indica che c'è poca variabilità tra i dati. In questo caso le code della distribuzione sono invece basse e la parte centrale sarà più alta. Si avrà quindi una curva più appuntita al centro e stretta ai lati. Come interpretare ora il nostro dato di standard deviation? Una SD pari a 6 metri al secondo è da considerarsi scarsa. Una SD pari a 4,5 metri al secondo è da considerarsi discreta, paragonabile a quelli di una buona munizione commerciale. Una SD di 3 metri al secondo o inferiore è la SD che un tiratore ricaricatore deve ottenere per avere buone prestazioni nel tiro di precisione a lunga ed estrema distanza. Ora che abbiamo capito il concetto di standard deviation, vediamo in pratica cosa avviene paragonando dei valori di standard deviation diversi. Per fare questo utilizzeremo il software di simulazione detto WEZ, Weapon Employment Zone, e cioè analisi statistica di precisione. Non spiegheremo in questa sede l'utilizzo e la configurazione di questo software, ma faremo alcuni esempi per vedere come al variare di alcuni parametri, in questo caso il dato di standard deviation, le probabilità di impatto su un bersaglio posto ad una determinata distanza possono avere esiti molto differenti. In questa prima immagine possiamo vedere la probabilità di effettuare un certo tipo di raggruppamento ad una determinata distanza, utilizzando solo dei parametri di configurazione, come precisione dell'arma, velocità e sua standard deviation, variazione del coefficiente balistico e non inserendo altre variabili di incertezza. In questa immagine, invece, lasciamo inalterati i parametri precedenti e facciamo calcolare al software l'analisi Weapon Employment Zone, o meglio, analisi statistica di precisione. In quest'ultima immagine, l'unico parametro che varia è il valore della standard deviation, è pari a 2 nell'immagine di sinistra, 4 in quella centrale e 6 nell'immagine di destra. Abbiamo nell'immagine di sinistra una percentuale di impatto pari al 99,5% ad una distanza di 2293 metri, mentre la percentuale scende al 98,9%, ma scende anche notevolmente la distanza a 1613 per l'immagine centrale. E ancora più bruscamente abbiamo un calo nell'immagine di destra, dove ad una SD che prima ritenevamo scarsa pari a 6 metri al secondo, per avere una percentuale di impatto pari al 99% dobbiamo scendere a 1348 metri. In conclusione, si tratta di simulazioni teoriche, ma che possono rendere bene l'idea su quello che poi accadrà nel mondo reale, tenendo comunque sempre ben presente il fattore umano, e cioè il comportamento del tiratore, che alla fine lo possiamo definire come il regista di tutte le variabili in gioco.